ci conoscevamo fin da bambini. Lui era il figlio della nostra dirimpettaia. Eravamo in classe insieme alle elementari. E poi in qualche modo non ci siamo mai persi di vista. A quei tempi non avrei neppure osato sognare che un giorno saremmo finiti insieme. E invece... All'inizio le sue attenzioni mi facevano piacere. Ogni giorno mi accompagnava e poi veniva a riprendermi all'uscita del lavoro. Diceva che non dovevo accettare passaggi dai colleghi. Ma ad un certo punto ha preteso che non andassi più in palestra. Un giorno ricordo che mi aprì la borsa. Voleva sequestrarmi il rossetto rosso. Ha iniziato così, con i divieti. E poi sono arrivate le minacce. Alla fine i pugni, sulle porte, contro i muri. Quando per la prima volta mi ha colpito in testa, per un attimo ho pensato che forse fosse troppo, ma ero come narcotizzata. Non mi riconoscevo più. E nonostante questo continuavo ad illudermi che le cose potessero andare meglio. E intanto continuavo a sentirmi ingiustamente colpevole. E del resto me l'ha ripetuto fino alla fine. Fino a quel giorno in cui ha stretto troppo forte le sue mani intorno al mio collo. È solo colpa tua se lo faccio. Avrei dovuto farmi forza. E trovare il coraggio per denunciarlo già da tanto. E invece niente, non ho fatto in tempo. Quella sera mi stava aspettando in garage. Ognuna di noi ha però diritto ad un altro finale. Ognuna di noi dovrebbe avere la forza di prendere in mano il corso della propria vita. Non aspettiamo inutilmente. Non vergogniamoci di chiedere aiuto. Dunque ragazzi, oggi è il 25 novembre, chi sa dirmi che cosa si ricorda in questa giornata? La giornata contro la violenza sulle donne. Se pensi di stare subendo violenza psicologica o fisica, rivolgiti alla più vicina stazione dei carabinieri. Non permettere che qualcun altro scriva la parola fine alla tua storia.